chissà quanti possono raccontare quella volta allo Stadio Franchi. Era il 10 settembre 1979 quando a Firenze si esibiva davanti a 65.000 spettatori Patti Smith. Quel concerto, diventato presto leggenda, è raccontato in un documentario realizzato dal regista fiorentino Edoardo Zucchetti, con il quale si apre il Festival dei Popoli, la più longeva rassegna cinematografica al mondo dedicata al cinema del reale. Il film narra in musica e parole il rapporto speciale tra la sacerdotessa del rock e il capoluogo toscano, che quel concerto volle celebrarlo 30 anni dopo con il progetto I Was in Florence. Ma sarà solo il primo atto della 61esima edizione del festival, che prende il via il 15 novembre e che vuole comunque esserci, trasformandosi in un grande schermo virtuale a cui si può attingere tramite il web. Il nutrito cartellone di quest'anno sarà visibile infatti a partire dalla data di proiezione, con l'ora di ogni singolo titolo, e per tutta la settimana successiva sulla piattaforma allestita dalla Compagnia di Firenze in collaborazione con mymovies.it. Al prezzo di 9,90€ l'utente potrà abbonarsi e richiedere on demand il film che desidera, ovunque si trovi, su qualsiasi dispositivo connesso. Anche questo è segno dei tempi.